Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Ci ritroviamo su Genshin Impact perché oggi parleremo dell'evento corrente Unreconciled Stars. È un evento che è già cominciato da diverso tempo, ovvero a partire già da giorno 16 del corrente mese di novembre e che finirà giorno 30 di novembre, però ho aspettato oggi, ovvero giorno 23, per potervi parlare di tutto l'evento nella sua complessità, in quanto è un evento che si svilupperà in tre fasi che andremo ad analizzare in questo momento e soprattutto che andremo ad analizzare all'interno di questo video. Cominciamo inquadrando un attimo la storia di questo evento. Delle meteore particolari stanno piovendo all'interno della nostra regione, che toccate portano coloro che appunto hanno toccato queste meteore ad una sorta di sonno particolare. Le persone vengono intrappolate all'interno di questi sogni e non c'è assolutamente un modo per poterle risvegliare. Effettuano anche dei sogni strani e quindi sono state rinominate le Unknown Star. E quindi ovviamente la crisi per quanto riguarda il nostro popolo sta sopraggiungendo. Durante questa fase bisognerà completare la quest Stars of Destiny per poter successivamente affrontare le varie fasi a cui verremo sottoposti per proseguire il nostro evento. Si potranno ottenere degli oggetti grazie appunto alla possibilità di poter accumulare le Fading Stars Might e le Fading Stars Essence, che potranno essere scambiate in uno shop apposito per delle varie ricompense. In totale, tutto questo evento avrà la possibilità di poterci portare alla ricompensa finale, che sarà per l'appunto una copia di Fischl, una Crown of Insight, che serve appunto per potenziare i talenti a livello 8 e superiore, libri per potenziare i talenti e libri per potenziare i nostri personaggi. L'evento si divide in tre fasi principali. La prima parte, Unknown Star, che comincia, o per meglio dire è cominciata giorno 16 di questo mese, Star of the Sateful Dreams, che comincia, o per meglio dire è cominciato giorno 18 sempre di novembre, e Star of Destiny, che comincia oggi giorno 23 di novembre. Sto realizzando per l'appunto questo video oggi, dopo che è cominciato il terzo ed ultimo evento, proprio per evitare di dividere questa sezione in più video, farne uno magari un po' più lunghetto, ma che vi possa raccontare nel dettaglio tutti gli eventi, anche perché l'inizio di un evento non sancisce la chiusura di un altro, quindi saranno tutti quanti correnti fino alla fine del mese. Lo shop invece durerà un pochettino di più, ovvero fino al 6 di dicembre, in modo tale che tutti quanti possano scambiare le loro ricompense in tempo. Anche perché una volta scaduto il periodo stabilito, tutte le essenze in nostro possesso saranno automaticamente distrutte. Per poter sbloccare questo evento bisognerà essere ovviamente rank 20 o superiori, e ovviamente al suo interno ci saranno anche dei personaggi, chiamiamoli sinergici, che avranno comunque un boost per quanto riguarda i loro danni, che saranno per l'appunto aumentati del 60% durante tutta la fase di questo evento nelle zone appunto che presenteranno la possibilità di interazione. I personaggi che saranno potenziati e che quindi avranno il danno aumentato saranno Tartaglia, Mona, Fischl, Lisa, Bidu, Ningguang, Noel, Chongyun e Xianling. Adesso che abbiamo finito tutta la fase preparatoria del video, possiamo analizzare i vari eventi uno alla volta. Il primo evento, Unknown Stars, praticamente comincerà nel momento in cui parleremo a Catherine, che è la responsabile dell'Adventure Guild in Mondstadt, che ci permetterà di affrontare la quest Unknown Star. Una volta completata la missione di Unknown Star, avremo la possibilità di interagire all'interno del menu che vedete adesso in questo momento su schermo, per poter vedere su mappa o comunque su schermo le zone interessate per poter interagire con l'evento.
La prima fase dell'evento, devo ammettere, è stata abbastanza noiosa, almeno per quello che è stata la mia esperienza personale di gameplay, in quanto non bisogna far altro che cercare tramite la minimappa che vi consentirà, per l'appunto, di vedere più nel dettaglio la zona che vi è stata mostrata poco fa, per cercare i shard dei meteoriti. Una volta trovati almeno 7 di questi shard, diciamo che la vostra missione sarà conclusa. Una volta individuata la zona, potrete assolutamente raccogliere soltanto 7 dei meteoriti, o per meglio dire degli shard dei meteoriti richiesti, o potrete girare ed esplorare tutta la zona per trovarne di più, in modo tale da poter comprare, o per meglio dire scambiare, questi frammenti con più risorse all'interno dello shop. La seconda parte dell'evento, invece, Star of the Sateful Dreams, comincerà, o per meglio dire è già cominciato, dal giorno 18, e dopo aver completato la quest The Crisis Depends avremo la possibilità di cominciare la seconda parte di evento, ovvero Star of the Sateful Dreams. Una volta compiuta la missione e parlato con Mona, che ci farà vedere la localizzazione, in questo caso, delle meteore che dovremo andare appunto a ripristinare, per così diciamo utilizzare un termine italiano, avremo la possibilità appunto di ripristinare queste meteore e successivamente ottenere le varie ricompense. Una volta raggiunto il sito indicato, avremo un menu che ci si aprirà praticamente davanti, dove potremo scegliere la difficoltà che più ci aggrada, che ovviamente verrà modificata e cambierà in base al nostro rank avventuriero e al nostro livello del mondo, e poi successivamente, utilizzando 20 resine, avremo la possibilità di prendere le ricompense che ci vengono mostrate su schermo. Una volta selezionata la difficoltà e quindi cominciato l'evento, avremo la possibilità di entrare in risonanza con degli elementi che ci obbligheranno, tra virgolette, ad eliminare i mostri circostanti nell'area appunto indicata per accumulare un punteggio. Il punteggio, che si verrà ad accumulare, come potete vedere in cima al vostro schermo, ci permetterà infine di completare l'evento e ottenere le varie ricompense. Una volta aver caricato tutta la barra e quindi aver completato l'evento, spenderemo 20 resine per ottenere le nostre ricompense. In totale avremo anche una tabella personalizzata di meteoriti appunto da riparare tecnicamente, o per meglio dire da raccogliere, ecco, mettiamola così sul termine italiano. Avremo delle ricompense che ci verranno mostrate in base a quanti meteoriti riusciremo appunto a recuperare durante tutto il periodo. La terza parte di evento, invece quella che comincia per l'appunto oggi, Star of Destiny, verrà sbloccata una volta completata la quest What the Skies Conceal, The Water Reveals. E una volta completata la missione, avremo la possibilità di sbloccare il terzo ed ultimo frammento, chiamiamolo così, di questo grandissimo evento. Un evento che questa volta potrà essere effettuato o comunque svolto in single player o in co-op. Una volta scelto ovviamente il nostro metodo di interazione della missione, avremo la possibilità di affrontare la missione e poi successivamente, tramite 40 resine, ottenere la nostra ricompensa. Durante la missione avremo la possibilità di incappare in due buff particolari e unici che ci verranno affidati all'interno di questa missione: l'Heroic Starburst e il Fecund Starburst. L'Heroic Starburst, come dice il nome stesso, ci permette di aumentare il nostro attacco e quello di tutti i nostri alleati che ci circondano, quindi tutti gli alleati che ci stanno vicino, per un tot di tempo. Quindi avremo la possibilità non solo di buffare noi stessi, ma anche di buffare tutti i nostri alleati che ci stanno vicino. Mentre invece il Fecund Starburst permetterà al nostro party, o comunque permetterà al nostro personaggio nel particolare, di poter accumulare più essenza celestiale per poterla poi rilasciare tutto in una volta all'interno del meteorite.
in quanto questo evento si svolge esattamente come quello che abbiamo svolto praticamente la scorsa volta, ovvero accumulare e incanalare energia che poi andremo a rilasciare all'interno del cristallo per completare la nostra missione. Una volta completata la missione, avremo la possibilità di spendere 40 resine per ottenere la nostra ricompensa finale. Ricordatevi successivamente che ad ogni fase sbloccata dell'evento avremo anche le Meteoric Wave, che saranno per l'appunto delle locazioni extra dove potremo svolgere il nostro compito di recuperare materiale dei meteoriti e ovviamente ottenere delle ricompense extra. Quindi non dimenticatevi di guardare bene il vostro menu per poi ottenere anche questi altri premi. Una volta completato l'evento, non c'è nient'altro che dovete sapere al momento, per cui rimboccatevi le maniche, buona fortuna a voi, chiamate i vostri amici e divertitevi a giocare a Genshin Impact. Se volete giocare con me, vi aspetto quasi ogni sera, sia qui su YouTube che sul mio canale Viola, per poter giocare insieme. Per cui, per il momento vi ringrazio, vi auguro tanta fortuna con i pull e tanto divertimento con i vostri amici su Genshin Impact. Alla prossima!